Sì, così se fai il video puoi dire ho conosciuto un nomade digitale. Buongiorno ragazzi, io sono Giacomo Piva, quello dei viaggi, e benvenuti in questa pazzosissima avventura insieme. Quest'oggi ritorniamo alle Canarie, per l'esattezza a Lanzarote. Dopo mille peripezie, tra cui un aereo rotto, riesco ad arrivare, prendo la mia macchina a noleggio e arrivo nel mio alloggio, a Costa Teghise, nel centro dell'isola. L'alloggio mi è costato 120 euro per tutti i 4 giorni. Costa Teghise è davvero molto carina, un po' turistica ma davvero bella. Arrivo la sera troppo tardi per mangiare qualsiasi cosa, quindi vado nel primo posto che trovo per la cena, il tipico kebab di Lanzarote, tipicissimo. Giovanni, buongiorno. Benvenuti finalmente a Lanzarote. Mi sono appena svegliato, sono le 7, sono appena uscito dall'alloggio e mi sono appena lavato. I programmi per questa mattina sono andare al parco di Timon Fire a vedere i vulcani e poi ci aspettano tante belle giornate. Il sole sta albeggiando e adesso andiamo a mangiare qualcosa. A mio parere Costa Teghise è la miglior località in cui alloggiare, perché arrivi a nord e a sud in davvero poco tempo. Se si vuole visitare l'isola ci sono degli autobus, ma io consiglio di noleggiare una macchina. Raga, adesso siamo a Porto Teghise, andiamo a prendere una piccola colazione al supermercato, così spegniamo meno e facciamo più veloce. E poi tipo qua apre tutto tardi come al solito in Spagna. L'isola ha proprio gli orari spagnoli, la mattina è praticamente tutto chiuso fino alle 10, ma per fortuna ho trovato un posto in cui fare colazione. Prendo subito la macchina e andiamo nel centro dell'isola, nel parco di Timon Fire. L'attività davvero suggestiva da fare a Lanzarote è sicuramente il giro in cammello in mezzo ai vulcani. È un luogo davvero dell'altro mondo. Raga, dopo un po' di strada siamo arrivati al parco di Timon Fire, che è un parco nazionale e che si è creato dopo l'eruzione dei vulcani. Sta tipo in mezzo a vulcani, in mezzo a rocce vulcaniche. È pazzesco. Si dice che questo è il posto più simile al paesaggio lunare, ma infatti è un, tipo una roba di un altro mondo. Raga, sapevate che il parco di Timon Fire è grande più di 50 km quadrati, davvero enorme. È diventato parco nazionale nel 1974. Sono in fila per entrare nella montagna del fuego. Il biglietto costa 12 euro, non so bene cosa andrò a fare, però era figo. E il posto comunque è incredibile. Per visitare i vulcani importanti del parco di Timon Fire bisogna fare un biglietto di circa 12 euro. Esso comprende un tour in autobus e delle dimostrazioni dei vulcani, tra cui geyser e cose pazzesche. Come già saprete, Lanzarote è un'isola vulcanica. Si formò grazie a tantissime eruzioni a poco, che gli conferirono la forma attuale. Le ultime avvennero tra il 1730 e il 1824. Il giro in autobus è davvero carino, peccato duri solo mezz'ora e che non si possa scendere. Sarebbe stato meglio se ci fossero stati dei trekking da percorrere per vedere i vulcani della zona. Una volta finito con il giro potete dedicarvi al ristorante panoramico El Diablo, costruito da Cesar Manrique, l'architetto più famoso di Lanzarote. Qui possiamo degustare della carne cotta col calore del vulcano, pazzesco. Qui sopra al parco di Timon Fire c'è tipo un ristorante che è stato costruito da Cesar Manrique. Penso sia l'artista più famoso di Lanzarote, ci sono un po' di sue opere qui. Comunque è un posto pazzesco. Il parco di Timon Fire è davvero molto bello. Mi spiace non aver mangiato al ristorante. Dopo la visita del parco scendiamo e andiamo verso il golfo, al Carco de los Clicos. Raga, adesso siamo nell'oceano finalmente, a vedere, siamo al golfo, golfo.
questo è sicuramente uno dei posti più assurdi in cui io sia mai stato. Ora siamo scesi giù, fa un tot caldo, quando vanno via le nuvole fa veramente caldo e c'è la sabbia nera, ma è speciale questo posto, bellissimo. La spiaggia del Golfo è sicuramente uno dei posti più suggestivi di Lanzarote, ce ne sono tantissimi, ma di questo mi sono veramente innamorato. Praticamente il Golfo è un piccolo paese di pescatori, è molto caratteristico, molto piccolo, però la cosa importante di questo paese è per l'appunto il Lago Verde, che è verde perché ci sono stati, cioè ci sono infiltrazioni nel terreno che portano l'acqua dell'oceano a su e crea questo contrasto di verde smeraldo con l'oceano che è pazzesco. È molto carino il Golfo, è caratteristico. Oltre alla bellissima spiaggia e il golfo troviamo un sacco di ristoranti di pesce buonissimo e anche un percorso in mezzo alle rocce vulcaniche, davvero incredibile. Pranzo mi incontro con Elvio di Spiragli di Luce, un ex ingegnere che ha cambiato lavoro e vita. Allora, mi chiamo Elvio, in questo momento sto cazzeggiando al cellulare. Questi nomadi digitali. Siamo a Fuerteventura, ho appena conosciuto Giacomo, che sei tu. Che sono io. Allora, sono a Lanzarote perché era da tanto che non viaggiavo, quindi sono venuto a farmi un viaggetto qua. Nella vita mi dedico a scrivere il mio blog. E dato che io ho cambiato vita, a aiutare chi vuole fare anche lui un cambio di vita. È assurdo come il viaggio ti dia modo di conoscere le persone. Insomma, abbiamo passato il pomeriggio insieme girovagando per il sud dell'isola, parlando di lavori e stili di vita. Qui siamo a Los Hervideros, il punto in cui si dice che sia la vera anima di Lanzarote. È pazzesco. È una costa famosa per le onde che si infrangono sulle grotte marine. È davvero assurdo, con queste rocce vulcaniche allucinanti. Scendendo pochi chilometri dallo Servideros troviamo le Salinas de Janubio. Siamo a Playa Papagayo. Una delle spiagge più famose dell'isola è Playa Papagayo, al sud, vicino a Playa Blanca. Qui facevano tutti il bagno, era davvero bellissimo. Il bello del canale è per l'appunto che puoi fare il bagno in qualsiasi stagione dell'anno. Siamo al bar della Playa del Papagayo. In teoria c'ho anche la pagina sul sito. Se cerchi sul sito Nomadi Digitali. Ah sì? Sì, cerco la mia pagina. Ah. Però torna bene in realtà per quando fai il montaggio dei video. Siamo tornati qui al Golfo a vedere il tramonto sull'oceano. E dopo aver passato il pomeriggio facendo i nomadi digitali in un bar a Playa Papagayo, andiamo a vedere il tramonto. Incredibile. Ragazzuoli, adesso siamo ad Arrecife, la capitale di Lanzarote. Arrecife è la città più grande di Lanzarote, che ho visto veramente poco, solo l'ultima mattinata. Allora, cibo niente di speciale, però ho speso veramente poco, quindi ci sta. Adesso continuiamo un po' il nostro giretto per Arrecife, un pochino, poi domani ci dobbiamo svegliare presto perché
tocca il surf. Il surf. Ragazzi, adesso sono tornato qui nel mio alloggio a Costa Teghise, nel mio bellissimo alloggio. E ci vediamo domani. Domani